Amici di Estate in Appennino, ben trovati a quella che è l'ultima settimana da vivere insieme. Inizia questa sera l'ultimo tour tra le nostre montagne e inizia nel migliore dei modi. Inizia parlando di sport, di uno sport tradizionale, il ruzzolone. Torna sul nostro Appennino. Dopo gli anni della pandemia, dopo le difficoltà nel fare anche gli sport all'aperto, i campionati italiani di ruzzolone si sono svolti nello scorso fine settimana nell'Appennino reggiano a Colombaia di Carpineti, una manifestazione che ha attirato persone da tutta Italia. Il grande sport tradizionale torna sull'Appennino reggiano. Dopo alcuni anni di assenza, i 49esimi campionati italiani assoluti di ruzzolone si sono svolti nell'ultimo weekend di agosto nell'impianto di Colombaia di Carpineti, in pieno Appennino reggiano. Oltre 500 i partecipanti da tutta Italia. Una gara sentita, una gara agonisticamente molto avanti, ma soprattutto tanta amicizia e tanto divertimento. Tre giorni di sport ad alto livello e ruzzolone ad alto livello arriva, torna nell'Appennino reggiano, nell'impianto qua di Colombaia di Carpineti. Certamente, dopo tanti anni siamo riusciti a riportare qua da noi un campionato italiano di queste dimensioni, perché è stato veramente importante. 544 atleti che hanno partecipato nelle varie categorie A, B e C, una quarantina di bambini nel campionato giovanile. È stata una manifestazione che sta riuscendo bene, un po' di pioggia ieri, però insomma non ci ha danneggiato. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato, i comuni di Carpineti e di Tovano che ci hanno veramente dato una grossa mano, e la regione Emilia-Romagna, perché con Sport Valley ci ha veramente tirato fuori da una situazione un po' impegnativa finanziariamente, ci ha aiutato veramente, sono stati veramente gentilissimi. Niente, tre giornate di gara, tre giornate di divertimento, di lotta per vincere, perché alla fine poi è anche uno sport, amicizia, perché qua siamo tutti in amicizia, perché vinci, chi perde va a bere qualcosa con chi vince, quindi è proprio il sano sport, è questo qua, è il nostro. Noi lo chiamiamo uno sport minore, ma per noi è il nostro sport. Oltre 500 atleti che arrivano veramente da tutta Italia, ho visto Latino, ho visto Milano. Sì, arrivano da 10 province, Milano, Viterbo, Rieti, Frosinone, Terni, Perugia, Arezzo, Ascoli Piceno, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Milano, quindi siamo una bella famiglia, centro Italia diciamo, e insomma siamo qua che giochiamo e ci divertiamo. Ho fatto bene lei prima a ringraziare tutti quelli che hanno lavorato all'organizzazione, perché deve essere veramente un lavoro immenso da portare avanti. Sì, veramente, sono 2 mesi che lavoriamo, un gruppo di persone che lavorano, a lavorarsi sempre in pochi perché purtroppo è questo, però la passione che abbiamo è stata veramente... poi ci siamo coordinati bene, siamo partiti per tempo, abbiamo potuto lavorare senza affanno e cercare di lavorare meglio che si può, poi si fa quello che si può, insomma, ecco. I campionati nazionali tornano nell'Appennino reggiano, non è un caso che sport come il ruzzolone, l'Appennino emiliano, lo vedono un po' come terreno loro. Ma sì, in effetti questo è un terreno anche nell'ambito della federazione, diciamo che la forza del ruzzolone ce l'abbiamo qua nel modenese, nel reggiano, quindi l'Emilia Romagna è un po' il fulcro del ruzzolone e del centro Italia, lo abbiamo anche nel Lazio, nella Toscana e nell'Umbria, però noi lo stiamo esportando anche a livello internazionale, perché dal 23 al 29 di settembre ci sarà il secondo festival europeo degli sport tradizionali,
Quindi diciamo che è una dimostrazione, una mini olimpiadi di tutti gli sport tradizionali di 36 nazioni che parteciperanno. Quindi la federazione cosa ha fatto? Ha preso il ruzzolone come altri sport che diciamo che sono un po' locali, tradizionali, è molto importante la federazione farli conoscere anche a livello europeo, quindi facciamo da traino anche gli altri sport che magari a livello mondiale li abbiamo diciamo catalogati e classificati. Questo grazie anche al lavoro del CONI, perché il ruzzolone ha una codifica proprio istituzionale e questo era il nostro interesse, per non far scomparire. Poi grazie alle SD del territorio, al volontariato che noi abbiamo all'interno della federazione, che è la cosa più importante. Cerchiamo di non farli morire. Purtroppo le risorse non è che poi siano grandi, visto anche le vicissitudini governative, lo sport si è un po' frazionato con il Ministero dello Sport, prima era solo CONI, ora Sport e Salute. È opportuno che si concentrino un po' insieme, si coordinino, di modo che noi non subiamo qualche danno magari o qualche restrizione che non vorremmo. Ecco perché giustamente ricordava la base di tutto, c'è la passione di tanti atleti e volontari, perché c'è chi gareggia e c'è chi lavora per chi gareggia. Beh, il lavoro lo vedete anche voi stessi, come formano gli impianti qua, da chi ha detto a mettere le bandiere, questi sono, è una settimana che lavorano qua e diciamo che è puro volontariato. Se non avessero questa passione, noi di riscontro, perlomeno cosa gli dobbiamo dare? Crederci, fiducia e portarli a questo, a loro gli è sufficiente, di modo che questa è la felicità a loro e io ne sono contento perché trovo un gruppo veramente coeso. Con la presidenza poi di Giorgio Lamecchi, devo dire, è stato creato un bel gruppo, sta molto evolvendo, ci sono l'inserimento dei giovani, essenziali per il mantenimento, perché sennò poi noi vecchi andiamo a diminuire, quindi se non portiamo forze giovani, e su questo la federazione sta facendo dei progetti sia a livello scolastico e per mantenere anche gli over 65 per potergli far fare sport, quindi questo è importante. Sì! Questo titolo è stato duro. Devo ringraziare tutti, la mia squadra, chi mi ha sostenuto. È dura perché c'è un'adrenalina che è dura con degli avversari validi, molto validi, e è andata bene. Grazie a tutti. È arrivato il momento di parlare di economia, quelle splendide realtà che danno lavoro, che creano occupazione, che facilitano la vita sulle nostre montagne. È il caso di Fratelli Annovi e delle sue macchine per la movimentazione e per la trazione in campo agricolo. La ditta Fratelli Annovi di Annovi Marino è nata a Corlo di Formigine negli anni 50 da azienda agricola e si trasforma sempre negli anni 50 in lavori di conto terzi, contrattori agricoli e officina per riparazione e costruzioni di macchine agricole. Poi nel 1955 si trasforma e si concentra in larga scala nella costruzione e vendita di macchine agricole e soprattutto dando luce al brevetto dello spandiletame rotativo, diventato in breve tempo famoso in tutto il mondo e che ancora primeggia per il migliore in assoluto di qualsiasi altro. Poi di seguito, negli anni 70, ha dato luce alle gru e ai rimorchi forestali con il marchio Termac e tuttora ai primi posti per buon nome di qualità e funzionamento. La ditta Fratelli Annovi è ancora oggi guidata dal fondatore Marino assieme ai suoi figli. Fin dall'inizio degli anni 50 è presente sulle fiere principali servendo le più rinomate aziende agricole e forestali.
Ah no, ci troviamo all'interno degli uffici che dagli anni 50 ospitano la ditta Fratelli Annovi, che pensa, studia, realizza, costruisce macchine per l'agricoltura. Primo tra tutti lo spandiletame rotativo, di cui anche il brevetto rotativo che produce in diverse dimensioni e specialmente il modello A45 piccolo, speciale per vigneti e frutteti, e il grande modello 200 per campi aperti. Per il settore forestale poi le gru idrauliche, termache e i rimorchi forestali. Lo spandiletame rotativo è stato quello che ha avviato la nostra azienda per il fatto di differenziarsi presentando molti vantaggi alla concorrenza come tuttora ancora oggi. Fin dall'inizio degli anni 50 siamo presenti sulle fiere principali con l'onore di servire le più rinomate aziende agricole e forestali, dalla tenuta papale di Castel Gandolfo, che ci ha dato l'occasione per essere ricevuti in udienza privata da Sua Santità Papa Wojtyla, poi a quella statale di Castel Porziano e via di seguito tutte le note aziende agricole e forestali in Italia e all'estero. Per il settore zootecnico vantiamo il miglior spandiletame rotativo brevettato a Novi Marino. Per il settore forestale le gru idrauliche, termac e rimorchi forestali. Quindi per vedere tutto questo dove vi troviamo? A Corlo di Formigine oppure potete vedere su internet. E poi a me piace ricordare come la passione di Annovi Marino sia per la meccanica e la tecnologia, anche del passato. All'interno dei 7.000 metri quadrati coperti dai capannoni di Corlo, ad esempio, c'è un museo che racchiude le prime macchine agricole, ma anche pezzi di storia dell'automobilismo italiano. Se non c'è questa passione non si realizza tutto questo. Partendo da zero, partendo senza mezzi, come era negli anni 50, come abbiamo fatto tutti, anche qualsiasi industriale. Siamo partiti in questo modo dopo una grande soddisfazione con la passione per essere riusciti a primeggiare con le macchine che vanno meglio, più economiche, con meno noie che si può trovare sul mercato. Quindi gli spandiletame Fratelli Annovi sono il frutto di accurati studi e di un bagaglio di esperienze fatte in tanti anni di attività in campo agricolo. Fratelli Annovi conosce i problemi e le necessità dell'agricoltura e il lavoro per produrre attraverso tecniche d'avanguardia le macchine migliori per l'agricoltura moderna. Dalle linee di montaggio escono ogni giorno innumerevoli macchine che vanno in tutto il mondo, modelli che prima di essere prodotti in serie sono lungamente provati nei reparti sperimentali, nei campi e che hanno subito più severi e rigorosi collaudi. Fratelli Annovi conosce il valore dell'assistenza e della pronta disponibilità del pezzo di ricambio per mantenere sempre efficiente la macchina e l'organizzazione di vendite e di assistenza in tutte le città e nei principali centri agricoli. Le gru Termac sono state realizzate per i lavori più difficili, dove potenza e rapidità sono necessari. In manovra offrono il massimo di sicurezza perché costituiti principalmente con acciaio ad alta resistenza e tutti i suoi componenti sono stati accuratamente selezionati. La maneggevolezza, la rapidità dei movimenti e l'accurato dimensionamento la rendono qualitativamente atta a superare agevolmente qualsiasi difficoltà. Avis vi ricorda che anche in estate c'è bisogno di sangue e di plasma e vi chiediamo di continuare a donare, sempre in tutta sicurezza. Rivolgetevi alla vostra Avis, ce n'è una in ogni comune, e programmate la vostra donazione prima di partire. E se avete un po' di tempo da donare, diventate volontari Avis. C'è sempre tanto da fare e Avis ha bisogno del vostro entusiasmo e delle vostre competenze. Ricordatevi che donare è partecipare, l'unico sport in cui vince la vita. Sì.
siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Estate in Appennino, la prima puntata dell'ultima settimana in nostra compagnia in giro per le montagne. Una puntata che potrete rivedere sul nostro sito internet appenninonews.it e sul nostro canale YouTube. Vi ricordo di seguirci anche sulla pagina Facebook, perché tutte le mattine avrete le anticipazioni principali sui servizi in onda nella puntata la sera. Vi do l'appuntamento a domani per una nuova puntata della nostra trasmissione.